Sollecitare la politica locale e regionale per evitare di bloccare i fondi previsti per la capitanata dal Patto per il Sud. E questo grazie anche alla collaborazione con i sindacati. Lo ha ribadito il presidente di Confindustria Gianni Rotice, che si è detto disponibile anche nei prossimi giorni ad intervenire sulla politica locale e regionale per riprendere il percorso e portare a termine le opere per lo sviluppo del nostro territorio. Il patto si è un po' fermato e questo non va bene. Io sto cercando con le organizzazioni sindacali di sollecitare la politica, sia quella locale e regionale, per continuare in quel percorso virtuoso che era culminato in una riunione che facemmo nel mese di ottobre dell'anno scorso in provincia, portando il frutto, il risultato di un percorso fatto assieme per le opere di questo territorio che tutti sapete per lo sviluppo infrastrutturale. Oggi assistiamo a questo rallentamento, sicuramente dovuto a ciò che sta succedendo sul territorio nazionale e regionale di queste evoluzioni politiche, ma già abbiamo fatto nei giorni scorsi una riunione con le organizzazioni sindacali proprio per sollecitare con un documento unico sia la provincia che la regione a riprendere questo percorso. Perché noi non ci possiamo permettere in questo momento particolare di progetti di sviluppo della Capitanata di attendere ulteriori ritardi in progetti e in finanziamenti che sono lì già disponibili per essere soltanto utilizzati. E questo sarà il tema dei prossimi giorni che affronteremo, come ho detto prima, sia con le organizzazioni sindacali che con la politica.